10 agosto 2008, ci troviamo a Bronte e siamo in compagnia dei fantastici Modà. Buonasera ragazzi, come va? Vi Benissimo, benissimo. trovo abbastanza rilassati. Avete già assaggiato il pistacchio? Pieno al pomodoro. Quindi non cultore del pistacchio. Bronte, pistacchio no. Per ora no. Ancora no. Io l'ho mangiato. Non ci sono parole qua. La farò fare a mia madre, a casa. La farò fare a mia mamma, a casa sicuramente. Com'è il pistacchio? Io buono, ho mangiato la torta, però, perché ho mangiato la pasta al pomodoro come prima, e poi ho mangiato la torta al pistacchio, fatto con la crema di pistacchio, molto buona, un po' pesantina, ma buona. Allora, parliamo un po' di voi, Modà. Quando nascono Medà esattamente? Quindi se ci vuoi anche ricordare il motivo, come mai appunto avete scelto questo nome? Modà nascono intorno al 2000, 2001. Se non ricordo esattamente la data, e Moda prendono nome da una discoteca che frequentavo io, di un amico mio, che sta nella provincia di Erba, vicino Milano, ed non ha nessuna radice particolare. Avevamo un nome orribile che non vi diremo mai, è un segreto di Stato, e allora un giorno il mio amico disse: "Che brutto nome che avete, perché non vi chiamate Moda così?" E niente, ci ha portato fortuna e da quel giorno siamo diventati i Moda. Bene, qual è ragazzi l'esperienza più bella che avete vissuto quindi come Modà? Beh, io è poco che sono qua, però sicuramente è la prima data che ho fatto con loro, quella più bella. Invece proprio un'esperienza, un'altra esperienza bellissima, indimenticabile, che quindi porterete sempre. Vediamo, una bellissima in Sicilia l'anno scorso, sempre qua in Sicilia, abbiamo fatto una data fantastica, forse la migliore almeno per quanto mi riguarda, ma credo anche più o meno anche gli altri, a Balestrate, provincia di Palermo, che nonostante c'erano tipo 40 gradi, una cosa insopportabile proprio, però c'era un calore della gente, appunto sommato anche al calore proprio della serata, è E stata c'erano 80 gradi in totale, 40 più 40 del pubblico, 80. Sì, anche per me è stata bellissima. Beh, le esperienze belle ce ne sono state tantissime. Sicuramente ricordare per noi molto importante è stata anche la data di Colonia nel 2005, quando abbiamo suonato in Germania allo stadio di Colonia, c'erano 100.000 persone. Bella con la paura, ma bella. Bene, adesso volevo farvi una domanda un po' più particolare. Vorrei sapere da voi qual è la canzone che avreste voluto scrivere, però non avete scritto, proprio quella che quando ascoltate dice "Mannaggia che non l'abbiamo scritta noi". Scusa, se sono venuto qui questa sera, da solo non riuscivo a dormire. Vabbè, tante, ce ne sarebbero tante, tante, tantissime. Questa qua però è una di quelle che mi piace di più di Mogol e Battisti, Fiori Rosa, Fiori di Pesco. Concordate, c'è qualcos'altro? Io ho la propria, ne ho tante, del De André, però è un esempio troppo grande, troppo alto, quindi mi limito a suonare bene e basta. Per te invece? So, un pezzo tipo come può essere One degli O2, per esempio. Pezzo poco conosciuto, tra l'altro. Una hit minore, insomma, un brano così non sarebbe male, insomma. Certo, dire ti accontenti quindi di poco, ecco. Invece per te? Per me Baglioni, 1.000 giorni di te di me. Chiedo anche a te ormai domanda di rito, qual è la canzone? Anche io per rimanere in tema genere musicale, comunque italiano, anche uno di Battisti, tipo Il nostro caro Angelo, un pezzo. Bene, comunque quindi siete un gruppo abbastanza variegato per questo. Chiedo ad ognuno di voi adesso un aggettivo proprio per definire Modà. Ecco, come vi definite? Ecco, qua. Allora, parto da te. I Muda sono sinceri. Semplici, emozionali, spassosi, concludi tu? romantici. Oh. Questi sono in Modà. Siete praticamente così, siete già tranquilli prima di iniziare un concerto perché fra un po' di minuti inizierà il vostro concerto. Raccontatemi un po' le vostre sensazioni, proprio un attimo prima di salire sul palco e l'attimo immediatamente dopo. Chiedo a te. È brutta questa domanda perché Sì. cioè, qua bisogna entrare anche un po', capito, nel corpo umano e mi fa male la pancia, mi fa male la pancia. E dopo invece niente, dopo mi mancano le forze, mi fa male la pancia, mi fa male la testa. Poi invece quando finisco mi passa tutto e ne rifarei un altro subito. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Teleradio Ciclope da Diego De Modà, da Enrico, da Claudio. Da Stefano.
da Checco di Modà. Grazie per averci fatto questa intervista e per averci dedicato questo spazio. Ciao. Grazie a voi. Ciao.